Buonasera, benvenuti e benvenuti a una nuova edizione del TG6. In apertura parliamo della guerra ancora in corso in Ucraina, aumenta la paura anche tra i parenti di coloro che si trovano lì, parenti che ormai vivono da anni nella nostra regione. Questa mattina abbiamo ascoltato alcune testimonianze, tra queste quelle di una mamma che vorrebbe riabbracciare i suoi figli che sono bloccati proprio lì, in mezzo alla guerra. Ce ne parla Stefano Recanati. Io voglio dire una cosa, voglio chiedere aiuto all'Europa che mettono sanzioni per Putin, perché lui cammina sopra i nostri figli, non paura da niente lui. Io già sto qua 8 anni, e lasciatomi un bambino piccolo, adesso non posso anche tornare a casa, scusa. La richiesta di aiuto all'Europa arriva dalla voce rotta dalle lacrime di questa signora da 8 anni a Pescara che in Ucraina ha lasciato 2 bambini piccoli. Ansia, paura e terrore sono gli stati d'animo dei circa 3.800 cittadini ucraini, la maggior parte donne residenti in Abruzzo, 1.600 solo in provincia di Pescara. Cercano di informarsi seguendo le notizie, alcune ci dicono certamente false. In Ucraina le città sono nel caos, prese d'assalto farmacie e supermercati per far scorta di vivere in medicine e acqua potabile. Alcuni hanno comprato generatori per timore che possa andare via la corrente. Chi può è già scappato via terra, ma le strade di confini sono bloccati. Questo è anche difficile tornare in patria. La conferma ci arriva da Alessandro e da Volodymyr, ormai da anni in Italia ed impiegati presso il mattatoio comunale di Pescara. Io voglio aiutarci, però sta troppo lontano da loro, capito? Noi siamo qua in Europa, lavoriamo per che cosa? Per crescere in Ucraina, capito? Che noi non abbiamo lavoro, non abbiamo niente là. È rimasta soltanto la figlia con ex moglie e nipotini. Parenti di mia moglie ancora stanno là e loro rimangono proprio nel paese, in metà Ucraina ci sono un paese che si chiama Uman. E più giovani, sorella, fratelli, tutti andati verso la Polonia. Però è rimasto bloccati proprio lì alla dogana, che la dogana per il momento è 30-35 km al traffico. Sì, ci sono, poi ci sono tante famiglie che mo si trovano in una situazione brutta, speriamo che andrà tutto bene. E certo, ma non solo per nostra, anche per la popolazione di quelli che stanno a fare la guerra, sta morire la gente là. Una guerra in Ucraina le cui origini sono ben lontane del tempo. Allora, proviamo a ricostruire il contesto storico e sociale e politico di quella porzione di mondo che ha portato allo scoppio di questa guerra. Questa mattina Salenia Secondi ha intervistato il prorettore dell'Università d'Annunzio, il professor Stefano Trinchesi. Ascoltiamolo. All'indomani dell'invasione dell'Ucraina si susseguono le riflessioni su quello che si pensava potesse essere Putin, un capo di governo che garantisse democrazia così come apparentemente è stato dal 99. Invece così non è stato. Ieri l'invasione dell'Ucraina ha dimostrato che le sue mire sono ancora per lui un'ossessione. Non lo è perché non può esserlo, perché la storia ha una sua lezione che non ha termine. La Russia è sempre stata governata da un autocrate, si chiamasse esso lo zar Nicola II, si chiamasse Lenin o Stalin, si chiamasse Yeltsin o si chiama Putin adesso. Quindi è un po' una nostra idea occidentale di voler vedere la possibilità di una democrazia dovunque. Credo che in Russia una democrazia non sia attualmente possibile, come non lo sarebbe possibile in altri paesi dove questa tradizione non c'è mai stata. Le ragioni storiche che sono proprio alla base di questa invasione. Le ragioni storiche sono di tre tipi. Una è quella attuale del controllo delle zone russe in Ucraina, l'altra è evidentemente il controllo delle risorse, il grande granaio d'Europa, se non dell'Unione Sovietica, dell'ex Unione Sovietica, e la terza è, ahimè, una lezione storica che spesso non sentiamo sui giornali e sulla stampa, e cioè che mentre noi siamo cresciuti nella cultura della resistenza, poniamo, loro sono cresciuti nella cultura di Tolstoi e dell'invasione napoleonica. Qualunque manovra della NATO ai confini della ex Unione Sovietica viene vista come la nuova grande ossessione della nuova invasione napoleonica, senza dimenticarci l'invasione hitleriana, che anche quella è un grandissimo incubo nella storia dell'Unione Sovietica e della Russia, e questa popolazione
popolazione è cresciuta in questo incubo, per cui qualsiasi sanzione, qualsiasi movimento di truppa, qualsiasi azione dell'Occidente viene vista come una possibilità di invasione. È ovvio che non è questa la causa, ma è la motivazione che Putin dà all'interno. Dal punto di vista dello scenario geopolitico, la posizione della NATO di non attaccare ma di garantire soltanto una protezione così ai confini? Fa bene a non attaccare perché apriremmo un nuovo conflitto afghano da cui usciremmo tutti con le ossa rotte, la Russia e noi, l'Occidente. Fa male perché al tempo stesso solo le sanzioni non garantiscono nulla al processo di pace. A mio avviso, con un certo cinismo, la storia deve fare in qualche modo il suo corso. Finirà che Putin, a mio avviso, si riprende le fasce esterne, orientali, dove sono popolate soprattutto da russi più che da ucraini, con grande ingiustizia verso il popolo ucraino naturalmente. Io non sto assolvendo Putin, sto parlando da storico con la visione realistica dei fatti, e speriamo che il conflitto finisca così circoscritto, altrimenti ricordiamocelo che in quella zona sono scoppiate già due guerre mondiali. La prima nella zona balcanica con la Russia che premeva contro l'impero guglielmino e la seconda con l'invasione polacca di Hitler, ma anche con l'invasione sovietica dall'esterno d'accordo con Hitler da parte di Stalin. Quindi grande attenzione. Ma è anche una pagina di storia inedita quella a cui stiamo assistendo, una manifestazione di solidarietà per nei confronti del popolo ucraino è stata organizzata per domenica pomeriggio a Pescara e tra i promotori dell'iniziativa c'è anche il gruppo consigliare dell'UDC che si dice pronta addirittura a una raccolta di beni di prima necessità da inviare proprio lì nel paese est europeo. Anche a Pescara, dove lavorano come badanti, numerose ucraine vivono con grande trepidazione e paura per figli e parenti rimasti in patria queste ore con i venti di guerra che continuano a soffiare da Kiev. Una manifestazione di solidarietà per sensibilizzare i tanti cittadini pescaresi e dell'intera regione è stata organizzata dall'Associazione Interculturale Ucraina Nessuno Escluso e da ANORF per domenica pomeriggio presso Piazza Sacro Cuore del capoluogo adriatico a partire dalle ore 15:30. È una guerra veramente innocenti, un'invasione, anche se dicono che non è vero, ma vedete anche voi che questa è pura verità. Ragazzini da 18 anni in su che prendono le armi e lo puntano agli altri ragazzi, questa è una cosa che è insopportabile, che nessuno non lo può guardare con tranquillità. Iniziativa sposata appieno dal gruppo comunale dell'UDC di Pescara, il quale prenderà parte senza esporre bandiere di riferimento politico e che si dice pronta già all'organizzazione di una raccolta di cibo ed indumenti. Ovviamente noi chiediamo immediatamente, come lo stanno chiedendo adesso tutto il mondo, il cessate il fuoco. Appena ci sarà il cessate il fuoco ci organizzeremo e faremo come abbiamo fatto per il Covid, l'UDC si piegherà di nuovo le mani e faremo una raccolta di cibo, indumenti e quant'altro che attraverso le donne che lavorano qui saranno avviate in via ai cittadini lì di Kiev, perché poi ci sarà bisogno ovviamente di ricostruire e quindi di ricostruire anche dal punto di vista sia del vestiario che alimentare. E cambiamo argomento perché, come ci dicono i recenti fatti di cronaca, si muore anche di lavoro e anche quando il lavoratore è, oltre che il lavoratore, uno studente. Centinaia di studenti delle scuole superiori teramane questa mattina si sono ritrovati in Piazza Martiri a Teramo per ricordare Lorenzo e Giuseppe, i due ragazzi recentemente morti proprio durante l'alternanza scuola-lavoro. E i giovani hanno protestato quindi per la mancanza di sicurezza sui luoghi di lavoro, ma anche sulla precarietà che saranno costretti ad affrontare dopo aver conseguito il diploma. Tania Bonici Castelli. Di scuola e lavoro non si può morire. Lorenzo e Giuseppe vivono in noi. Intorno a questo slogan scritto a terra in Piazza Martiri a Teramo si sono ritrovati centinaia di studenti degli istituti superiori teramani per ricordare due ragazzi come loro che sono morti durante il tirocinio nell'alternanza scuola-lavoro. Manca la sicurezza durante queste esperienze lavorative, protestano i giovani. E poi cosa ci aspetta dopo? Solo precariato e pochi diritti. Il tema oggi è sicurezza sul lavoro, ma mi sembra che non ci sia né sicurezza né lavoro. No, il tema è la sicurezza sul lavoro, che si collega ovviamente alla sicurezza sulla scuola lavoro, però anche il valore che la scuola lavoro ha. Cioè, noi abbiamo detto scuola lavoro sì, ma non così. La scuola lavoro dovrebbe e potrebbe essere un'occasione per gli studenti e le studentesse di conoscere e scoprire il mondo e i luoghi del lavoro. E invece spesso
questo ci si perde in percorsi inutili solo per raggiungere l'obiettivo di ora annuale. Quindi noi chiediamo una scuola lavoro che insegni veramente qualcosa, che insegni a lavorare e che dia occasione agli studenti. La vostra preoccupazione è anche un futuro di lavoro precario? Certo, si sono visti i dati ultimi sul lavoro, il lavoro precario è sempre di più e questo è sicuramente un grandissimo problema attuale e soprattutto per noi generazioni future che andremo a lavorare. Come abbiamo detto prima, chi non ha certezze è debole, quindi il lavoro stabile è fondamentale. Con la precarietà c'è sempre il ricatto di non essere confermati e quindi anche quando magari si avanzano i diritti le si avanza con timidezza, con riserva, perché se c'è un contratto a termine o c'è comunque un'altra forma di precarietà e adesso ce le risparmiamo perché ne sono veramente troppe, significa che quel contratto in pratica sarà confermato solo se c'è in pratica la condivisione che è interessante per il datore di lavoro e basta, i diritti vanno da un'altra parte. Il mondo del lavoro si è indebolito nella capacità di rivendicare i propri diritti, c'è bisogno di una nuova alleanza tra mondo del lavoro e mondo della formazione, perché il mondo della formazione, dove loro oggi sono immersi, e da lì loro usciranno e troveranno questa precarietà, è necessario invece oggi che lo riflettano, che ne prendano coscienza, consapevolezza, perché oggi se mettono in campo le opportune iniziative, le opportune mobilitazioni possono cambiare quel mondo e quindi quel futuro potrebbe essere migliore anche per loro. Il tanto discusso raddoppio della linea ferroviaria Pescara-Roma, quest'oggi è iniziata la fase del dibattito pubblico riguardo il progetto. Paolo Renzetti. Una grande opportunità da sfruttare per il rilancio infrastrutturale dell'Abruzzo. Il raddoppio della linea ferroviaria Pescara-Roma è prioritario e questa mattina se n'è parlato a Pescara all'Aurum, dove al fianco del presidente della regione Marco Marsiglio è intervenuto anche il commissario di governo per l'opera Vincenzo Macello, che ha sottolineato l'importanza del dibattito pubblico. In remoto da Roma è intervenuto anche il ministro delle infrastrutture Enrico Giovannini. Il PNRR vede un investimento straordinario sulle ferrovie per superare quei gap storici che sono stati talvolta anche oggetto di dibattito sui media e anche di ilarità. Dunque il dibattito pubblico come elemento fondante di una trasformazione del paese, come uno strumento di innovazione non solo tecnologica, innovazione nei sistemi di mobilità, ma anche di innovazione sociale. Tanto ha prodotto, diciamo, il buon risultato di portare su questa regione finalmente i soldi veri per fare per davvero la ferrovia. Vorrei che non si perdesse mai di vista questo obiettivo, perché è vero che ogni volta che si realizza un'opera c'è qualche impatto sul territorio e qualcuno protesterà e qualcuno rimarrà, come dire, colpito nelle proprie, e dobbiamo giustamente lavorare per ridurre al minimo questi impatti, per indennizzare le persone dove gli impatti non sono, dove gli impatti sono inevitabili, ma l'obiettivo vero e il fatto di cui deve discutere l'Abruzzo è che finalmente cominciamo a lavorare per fare per davvero una ferrovia più moderna, più efficiente e più veloce. Questa prima poche decine di chilometri, diciamo da Pescara fino a Scafa, sono la prima parte di un progetto complessivo che si svilupperà lungo tutti i 210 chilometri della linea ferroviaria e che permetteranno alla fine di questo percorso di avere una linea che da Roma a Pescara collega in meno di 2 ore. Noi non ci vogliamo cacciare dentro, diciamo, un vicolo cieco, come hanno fatto altri prima di noi, vogliamo che i soldi stanziati che abbiamo reperito, i progetti che siamo riusciti a far condividere e le priorità che abbiamo imposto al Governo nazionale, al Ministro delle Infrastrutture, a Rete Ferroviaria Italiana vengano rispettate, perché per troppi decenni l'Abruzzo non è stata una priorità nelle politiche nazionali. Tutto l'itinerario Roma-Pescara è inserito all'interno dell'allegato 4 al decreto 77 della legge 108, pertanto anche i quattro lotti che riguardano il tratto fra Pescara e Interporto saranno soggetti alla procedura dell'allegato 4, che in particolare prevede l'avvio del dibattito pubblico che avverrà entro il mese di aprile.
aprile. Il cronoprogramma dei lavori, soprattutto per i lotti che riguardano questo territorio, mi riferisco al lotto interporto Manopello-Scafa, prevede la chiusa dell'iter autorizzativo per giugno di quest'anno, successivamente avvieremo le attività negoziali per poter andare in gara d'appalto e avviare i lavori nel 2023. Questo ci consente, visti i tempi di realizzazione che sono di circa 3 anni e mezzo, ad arrivare all'obiettivo di agosto 26 come ultimazione dei lavori, che è l'ultima chiamata per la rendicontazione all'Europa per il PNRR. E ora il bollettino Covid. Sono 1.293 nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore in Abruzzo, del totale 697 sono stati identificati attraverso il test antigenico rapido. Il tasso di positività, calcolato sulla somma dei molecolari e degli antigenici, rispettivamente 4.497 e 8.857, è pari al 9,7%. Due decessi recenti, il bilancio delle vittime sale quindi a 2.947 dall'inizio della pandemia. I ricoveri sono stabili, ieri erano complessivamente 430, oggi sono 429. I nuovi positivi hanno età compresa tra 3 mesi e 96 anni, gli attualmente positivi nella nostra regione sono 70.162, 388 in più rispetto a ieri. Di questi, 415 pazienti, uno in meno rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica, 14 sono quelli in terapia intensiva, mentre gli altri 69.733 positivi accertati, 902 in più rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare. I guariti nelle ultime 24 ore sono 902, i due decessi riguardano un 79enne della provincia di Teramo e un 58enne della provincia di Chieti. Il totale dei casi accertati dall'inizio dell'emergenza sale a oltre 260.000 dei casi odierni. 268 fanno riferimento alla provincia dell'Aquila, 314 a quella di Chieti, 262 al Pescarese, 409 al Teramano, mentre 24 dei contagiati provengono da fuori regione, per 15 persone sono in corso verifiche per accertarne la provenienza. E intanto sono in arrivo in Abruzzo 210.000 dosi di vaccino Novavax, arriveranno domenica, come ha spiegato l'assessore regionale Verì, e dovrebbe convincere questo a vaccinarsi, a vaccinare anche gli scettici che insistono soprattutto nella fascia di 50 e 60 anni. Arriveranno domenica prossima 27 febbraio in Abruzzo 220.000 dosi del vaccino Novavax, lo ha annunciato l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì, che auspica la vaccinazione degli abruzzesi che ancora l'hanno fatto. La modalità è libera scelta, quindi possibilità di andare presso i centri vaccinali e potersi vaccinare con il nuovo vaccino. Abbiamo preferito usare questo metodo e non l'adesione alla piattaforma, proprio per dare maggiore libertà e poter somministrare queste dosi a quelle persone che ancora tentennano e quindi avere una maggiore percentuale di vaccinati nella nostra regione. L'assessore ha poi annunciato un piano di assunzioni del personale sanitario che per 18 mesi, anche in maniera non continuativa, ha prestato opera nel periodo dell'emergenza sanitaria. Secondo la legge bilancio loro potranno essere assunti a tempo indeterminato. Altro problema affrontato invece è l'internalizzazione di tutte quelle persone che lavorano presso i servizi CUP e front office. Andremo anche qui a cercare di internalizzare, è una procedura un po' più lunga perché c'è bisogno di una legge a livello regionale, e nelle more di questa attuazione cerchiamo di omogeneizzare quelli che sono le modalità di erogazione di queste attività. Persona, lavoro e partecipazione, questo è lo slogan della CISL di Pescara, che ha rinnovato i vertici provinciali, un'occasione anche per fare un bilancio sullo stato economico e finanziario nel pescarese.
Esserci per cambiare, questo lo slogan scelto e lanciato in occasione dell'assemblea congressuale provinciale della CISL di Pescara che si è tenuta a Montesilvano. Alla presenza dei vertici interregionali di Abruzzo e Molise del sindacato, il segretario provinciale Franco Pescara ha lanciato le proposte per un cambiamento che deve coinvolgere tutti gli attori in campo, ovvero istituzioni, sindacati e lavoratori. Un'assemblea congressuale, ogni 4 anni nella CISL si cambiano le cariche, è un atto di democrazia che ripetiamo da anni e anni e anni. Quindi noi, il nostro slogan esserci per cambiare è dovuto al fatto che vogliamo essere protagonisti del cambiamento che c'è in atto, chiaramente però non da soli, noi vogliamo sederci assieme alle istituzioni, alle controparti datoriali affinché assieme possiamo trovare una sintesi e dare delle risposte a chi noi rappresentiamo, i lavoratori e i pensionati. Il segretario CISL di Pescara ha auspicato anche un cambio di passo per un rilancio occupazionale ed economico sul territorio. Rispetto al 2000, tra il 2019 e il 2020 abbiamo perso circa 1.000-1.500 occupati. Appunto per questo c'è bisogno di un rilancio, c'è bisogno delle politiche attive e non solo delle politiche passive. Quello che chiediamo per questa cosa alle controparti datoriali di sederci assieme per le politiche attive, perché noi con le parti datoriali ci sediamo solo quando ci sono le politiche passive, cioè le mobilità e i licenziamenti. Sediamoci prima e magari assieme possiamo cercare di trovare le soluzioni preventivamente e non disastri dopo. Ci sono una miriade di tipi di contratti che si possono fare, apprendistato, bisogna utilizzare tutti, però bisogna sempre poi traguardarli al rilancio del turismo, per esempio, perché il turismo porta occupazione, il turismo anche nel settore alimentare può dare un rilancio, ma se noi abbiamo i problemi soltanto per arrivare in Abruzzo così pesanti, con code, code e code, quindi questo è un problema. Bisogna investire per i trasporti, perché anche il discorso della Roma-Pescara può portare ulteriore occupazione qui da noi. Sono cose che bisogna fare in fretta. Perché se restiamo fermi probabilmente il declino sarà ancora più forte. La pagina dello sport, non solo il punto 1 ma anche il punto 2 dell'articolo 31 del codice di giustizia sportiva, viene contestato alla Delfino Pescara per la vicenda plusvalenze. In questo caso le sanzioni in caso di colpevolezza sarebbero più pesanti. La squadra intanto ha ritrovato la vittoria a Pesaro e ora deve recuperare le energie in vista del difficilissimo posticipo di lunedì contro la capolista Modena. Andrea Costantini. Il Pescara ha ritrovato la vittoria dopo 3 giornate di astinenza, ma è fuori dal rettangolo di gioco che vi è qualche grattacapo. Si attendono sviluppi dalla vicenda plusvalenze dopo la comunicazione di conclusione delle indagini da parte della Procura federale nei confronti degli 11 club coinvolti da questo primo filone, tra cui la Delfino Pescara. La società biancazzurra ha avuto accesso alle carte, scoprendo, al contrario di quanto era emerso dopo le prime indiscrezioni raccolte tra lunedì e martedì scorsi, che è contestato non solo il punto 1, come per altre 8 società, ma anche il punto 2 dell'articolo 31 del codice di giustizia sportiva, al pari di Parma e Pisa. Se il punto 1, relativo a violazioni economiche e amministrative, comporta, in caso di colpevolezza, un'ammenda con diffida, il punto 2 può avere conseguenze più pesanti, ovvero quando, attraverso una violazione di carattere economico-amministrativo, una società ottenga l'iscrizione a una competizione cui non avrebbe potuto essere ammessa sulla base delle disposizioni vigenti. Le sanzioni in tal caso vanno dalla penalizzazione all'esclusione dal campionato. Il presidente Daniele Sebastiani si definisce tranquillo sulla vicenda, ma sta vagliando il da farsi con il supporto del legale Flavia Tortorella. In questa fase il club ha 15 giorni di tempo dall'avviso di conclusione delle indagini per depositare una memoria difensiva o per chiedere di essere ascoltati dalla Procura federale. In seguito sempre la Procura deciderà se archiviare o se procedere con il deferimento davanti al Tribunale federale nazionale. Tornando al campo, il tecnico Gaetano Auteri ha la necessità di fare recuperare ai suoi il massimo delle energie, perché la chiusura del Tour de Force sarà molto impegnativa lunedì con il posticipo in casa di un Modena, ora capolista solitaria dopo la perdita dell'imbattibilità della Reggiana a Gubbio. Saranno da verificare le condizioni di Diambo, indisponibile per Pesaro, Pontisso e Veroli, che sono usciti malconci dalla gara del Benelli. Mancheranno ancora Memusciai, Delle Monache e Chiarella. Torneranno dal primo minuto
Drudi e Ferrari, ballottaggio Rauti-Dursi per un posto in attacco. Sul fronte Modena mancheranno Marotta e Bonfanti, difficile il recupero di Silvestri, dunque al centro della difesa ancora la coppia per Greffi-Piacentini, mentre l'ex Matteo Ciofani tornerà titolare a spese di Oukaddah. In mediana ci sarà Scarsella al posto di Magnino, definito anche il direttore di gara Giuseppe Collu della sezione di Cagliari, che non ha precedenti col Delfino, ne ha due col Modena e altrettante vittorie casalinghe per 3-1 lo scorso campionato contro Vispesaro e Arezzo. Dopo lo stop col Modena, dopo domani nuovo match interno per il Teramo, che ospita il Grosseto, ultimo della classe. Mancherà l'infortunato Bua, arbitro sarà Hermes Cavaliere Di Paola. I biancorossi cercheranno una vittoria che potrebbe avvicinare il traguardo salvezza, e sulla strada il Teramo si ritroverà a due ex, il direttore generale Emilio Capaldi e l'allenatore a Genore Maurizi. E sempre a proposito di ex, dopo l'ultima partita ha parlato anche il difensore del Modena Piacentini, che ha lasciato Teramo nel mercato di gennaio scorso. Ascoltiamolo. È stato un bel ritorno, molto emozionante, è stato molto, molto bello. Dopo 3 anni e mezzo è comunque un minimo, cioè, mi ero affezionato comunque, cioè, no, ai compagni, a tutti, cioè, alla piazza, ai dirigenti, al magazziniere, a tutti, quindi è stato comunque emozionante, molto. No, è stato, diciamo, abbastanza semplice, ma grazie ai compagni, perché sono veramente un gruppo fantastico di bravi ragazzi e mi hanno fatto inserire veramente, veramente bene. Poi è capitato che comunque c'erano fuori dei miei compagni e mi è toccato subito essere diciamo, titolare alla prima partita, ma grazie al gruppo e alla fiducia del mister è andata bene, per fortuna. Io abbiamo visto anche comunque video, li ho seguiti perché comunque ci tengo. Ho visto sicuramente una squadra cresciuta, prima veramente verso la fine, prima delle vacanze di Natale, se succedeva qualcosa di negativo in campo subivamo e non riuscivamo, diciamo, a reagire e magari prendevamo delle goleade, e invece adesso secondo me sono una squadra molto più compatta e forte, cioè, anche forse magari questa l'esperienza, come ha detto lei, che si è alzata l'età media della squadra e magari conta anche questo. È comunque una squadra molto più compatta e difficile comunque da affrontare. Il Teramo ci ha provato a mettervi in difficoltà. Giustamente. Sì, infatti siamo stati magari un po' in balia i primi minuti della gara, però siamo stati bravi anche a non scomporci anche dopo il rigore. Poi fortunatamente per noi, diciamo, abbiamo portato a casa i 3 punti. E ora vediamo gli appuntamenti per questo weekend nel mondo della pallavolo. In Serie A2 la Sie Cortona giocherà a Motta di Livenza domenica alle 17:30. In A3 la notizia è che l'Abba Pineto riceverà alle 16 e non più alle 18 il Torino. In A2 femminile pure la domenica alle 17 trasferta a Marsala per l'Altino, che nel recupero sfortunato di ieri ha perso 1-3 col Sassuolo. In B maschile domani alle 18 l'Alba se la vedrà con l'Ancona, mentre il Paglieta alle 19:30 scenderà a Casoria. In B1 sempre domani la Tetina Chieti sarà ospite alle 17:30 del Pomezia. In B2 Gran Derby domani al Palaorfento alle 17 tra Gada Pescara 3 e Ceteas Montesilvano, mentre alle 18 al Pala Elettra la Dannunziana affronterà il Potenza Picena, e il Teramo infine alle 18:30 al Pala Acquaviva ospiterà il Bisceglie. E questa era l'ultima notizia, i nostri servizi sono sul nostro canale YouTube e sul sito tv6.it. Grazie e buona serata.